Il comune di Santa Margherita Ligure si appresta ad adottare un sistema informatizzato per la gestione delle sedute del Consiglio Comunale. Questo consentirà, per esempio, la condivisione dei documenti ai partecipanti, la gestione degli interventi, la trascrizione dell'audio, ma anche la diretta streaming e relativa divulgazione sui social. Si renderà necessario anche un restyling dell'aula consiliare con dotazioni tecnologiche adeguate. È iniziato un iter che sarà composto di due tappe per riuscire a informatizzare la sala del Consiglio Comunale e rendere anche la gestione di questo luogo di espressione della cittadinanza sammagheritese sempre più smart e tecnologica. È attivo presso l'ufficio elettorale del comune di Santa Margherita Ligure, al piano terra del municipio, un punto clienti di servizio IMSS che osserva il seguente orario: lunedì e giovedì dalle 9 alle 12. Attualmente il punto clienti potrà essere utilizzato esclusivamente per l'erogazione dei seguenti servizi: stampa estratto contributivo, accesso archivi Domus, stampa certificato unico per titolari di pensioni e prestazioni a sostegno del reddito. Si è tenuta la premiazione della quarta edizione del concorso Foto Subacqueo, l'arcobaleno vivente dei fondali del promontorio di Portofino. I vincitori hanno raccontato le loro foto e quelle classificate esposte al villaggio di Natale saranno visibili nei prossimi giorni al primo piano del municipio. È stata un'ottima edizione, del resto siamo sempre in crescita. La cosa da sottolineare è che la partecipazione è stata veramente all'altezza degli sforzi del comune e dell'organizzazione. Per fare questa foto avevo il pesce circa 20 cm dall'obiettivo, quindi è stata, non capita tutti i giorni, però ogni tanto capita, è stata una vera fortuna. Mi è capitato questo pescetto e l'ho scattato. Lì per lì non avevo dato peso allo scatto, perché l'avevo scattato solo per vedere se funzionasse tutto. Poi, aprendo l'immagine, sono andato a vedere, ho scoperto che c'erano un po' troppi occhi su quella foto. Rimanendo in tema di concorsi fotografici, si ricorda che il 16 febbraio 2020 è il termine ultimo per presentare gli scatti per partecipare all'ottava edizione del concorso fotografico Marco Corvisiero, il cui tema di quest'anno è Cogli l'attimo. Tutte le informazioni sono disponibili sul sito internet dell'organizzazione. La Befana dal Mare e il concerto di Santa Festival Winter hanno concluso il periodo di eventi natalizi che hanno avuto il centro nel Santa Claus Village. Santa Margherita Ligure ora guarda la mezza maratona internazionale delle Due Perle, in programma il 2 febbraio 2020. Ed ecco gli eventi in programma nei prossimi giorni a Santa Margherita Ligure. Resta aggiornato. Ricevi ogni settimana il TG Santa sul tuo smartphone.